Salve amici, è molto importante per noi essere qui oggi in questo 2 ottobre 2010 per gridare no a Berlusconi, no al berlusconismo, in questo secondo Nobiday, perciò Nobiday 2, noi con l'Italia di Uniti abbiamo deciso di partecipare finalmente con le nostre bandiere, possiamo dire perché ci mettiamo ovviamente la faccia contro un governo che sta emettendo provvedimenti soltanto ad persona per salvare praticamente il premier dei processi e sta diciamo in qualche modo favorendo l'illegalità. Gli evasori fiscali, i colletti bianchi, sono provvedimenti tutti a favore della casta, sono provvedimenti che vanno contro il popolo, contro la gente, contro la gente comune, contro i pendolari, contro i lavoratori. Non possiamo esimerci di essere qui oggi, in questo giorno così importante. Guardate, basta guardarci alle nostre spalle, c'è un colpo d'occhio bellissimo, tantissime persone che finalmente hanno capito, al contrario di quello che dice Berlusconi dei famosi coglioni, no, queste persone non sono coglioni, stanno risvegliando, e purtroppo la propaganda arcoriana cerca ancora di addormentare le coscienze, ma sicuramente questa gente è la grande risposta, e noi dell'Italia dei Diritti siamo qui oggi in centinaia di persone. Siamo riusciti ad arrivare per l'Italia con i vari responsabili, i vari rappresentanti di questo movimento che praticamente sta sempre a fianco dei cittadini, a fianco dei diritti, salvaguarda dei diritti, diritti individuali e collettivi, chiaramente, perciò i principi costituzionali che sono stati aggrediti da questo governo, da questo esecutivo che sta assolutamente stritolando appunto la democrazia. Noi conosciamo, questo dossieraggio, questo chileraggio nei confronti, del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Noi per Fini ci sono dei dubbi forse, ma per Berlusconi sono delle certezze, e la cosa importante è raccontare la verità. Basterebbe che ognuno che non ha la coscienza addormentata dalle televisioni arcoriane, perciò dai vari TG4, addirittura mettiamoci il TG1 anche di Minzolini, che sono assolutamente vergognosi, non basterebbe che ognuno raccontasse, non bisogna convincere le persone, bisogna raccontare la verità, perché la verità illumina, è la verità che sulla verità che si fonda la democrazia. Dove c'è democrazia c'è verità, non può esserci democrazia senza verità, in questa che ancora Berlusconi cerca di chiamare democrazia, ma sta soltanto prendendo ancora una volta in giro gli italiani. Perché questa è dove stiamo vivendo, questa è democrazia, l'emergenza democratica a cui stiamo assistendo in questo momento a livello istituzionale, non c'è più senso delle istituzioni. Perciò onestamente qui è molto importante, è un dovere civico essere qui in questo giorno per lottare, per dire no al Berlusconi, no soprattutto al berlusconismo, togliere questa metastasi della democrazia, come spesso Berlusconi intende. Quando parla dell'opposizione, ci dispiace purtroppo che parte dell'opposizione sonnecchia, dorme, è ancora in letargo, bisogna cercare di risvegliare queste coscienze. E ripeto, l'ultimo provvedimento che ci veramente grida vendetta, veramente, è il provvedimento che sta in qualche modo colpendo i romani. Cittadini romani, il pedaggio sul grande raccordo anulare, Alemanno ha fatto finta per cercare di non perdere consenso, per non diventare impopolare, ha cercato assolutamente sparato queste provocazioni incredibili, vado con la mia autovettura e sfondo il casello. Ma di quale casello stiamo parlando? Di quale casello? Stiamo ancora prendendo, caro sindaco Alemanno, ci stai ancora prendendo in giro? Di quale casello parliamo se parliamo di videopedaggi? Vuoi arrampicarti come King Kong sopra per rompere i video? Cosa vuoi fare? E poi quando il tuo vice Mauro Cutrufo, senatore del PDL, al Senato ha votato a favore del pedaggio? Ma cosa pensate di prendere per il culo i cittadini? Scusatemi questi termini. Passeremo contro questa cosa, per tutti i mezzi a nostra disposizione. Io personalmente mi incatenerò su tutti i ponti del raccordo, noi scenderemo in piazza perché ci opponiamo tantissimo, ci opponiamo perché non dimentichiamo che l'ANAS è stato favorito da questo assist legislativo introdotto in una finanziaria del 2010 che praticamente include il grande raccordo anulare, la Roma-Fiumicino, nell'aumento dei pedaggi, perciò nell'istruzione appunto di questo pedaggio. Pensiamo ai pendolari, pensiamo alle consolari, come saranno più intasate, una città già al collasso a livello di traffico. Ecco quello che sta facendo questa amministrazione comunale. La destra è quella che ha introdotto il pedaggio sul raccordo anulare di Roma dopo 50 anni. Questo si ricorderà di questa destra che ha vinto le elezioni in qualche modo basandosi su una sicurezza, un discorso
falso, diciamo, principio di sicurezza, pericolo, diciamo, una sicurezza sbandierata, diciamo, esigenza di sicurezza inesistente effettivamente. Noi non vogliamo rubare il ladro di arrestare il ladro di galline. Dobbiamo evitare che siano i ladri in Parlamento, i mafiosi in Parlamento, i pregiudicati in Parlamento. È questo che noi chiediamo come Italia dei Diritti. Viva la democrazia, e questa è la risposta per la democrazia, e speriamo di poter cambiare veramente le cose. Berlusconi è giusto che vada dove è il suo posto, non è degno di tenere le terga sedute sugli scranni del potere insieme alla sua maggioranza, ma deve andare a casa lui e i suoi seguaci, come è giusto che sia.